Buongiorno a tutti e grazie per l'occasione che mi è stata data. Anche quest'anno presenterà le sue difficoltà, le sue sfide, ma la scuola ha dimostrato di farcela, hanno dimostrato di farcela i ragazzi e le ragazze e tutto il personale della scuola. Dobbiamo continuare a non mollare e questo è il momento in cui si deve crescere sia come scuola che come comunità e l'attenzione che va riposta è comunque anche ai soggetti più fragili e all'inclusività, senza tenere dietro nessuno in questo percorso di crescita educativa e di istruzione. Tutto può essere affrontato, superato, è importante sempre fare squadra e andare avanti e non mollare mai. Questo è un passaggio fondamentale e come scuola di Torino e provincia dobbiamo dimostrare di continuare a farlo. Un buon anno scolastico a tutti. La rete La Musica del Corpo, della Mente e del Cuore nasce grazie al contributo di due provveditori e mi piace ricordare i nomi di Paolo D'Alessandro e di Antonio Catania che hanno voluto fortemente questa rete. Io vengo coinvolto nelle attività della rete un pochettino più tardi, nel 2019, quando grazie alla volontà di un altro provveditore, Stefano Suraniti, e dell'attuale collega dirigente scolastica Anna Maria Capra, vengo invitato in qualità di dirigente scolastico del liceo musicale Newton, che ancora oggi dirigo, al concerto di inaugurazione dell'anno scolastico che si teneva in quell'anno presso il Teatro Nuovo di Torino. E mi sono trovato confrontato in una realtà incredibile in cui gli studenti erano uniti grazie alla musica e grazie alle attività inclusive che la rete mette al centro dell'attenzione e delle proprie attività. Dall'anno scorso il liceo Newton è diventato istituto capofila, nonostante ci abbia colpito la pandemia. E questa ha determinato un grosso cambiamento delle nostre abitudini. Siamo diventati molto bravi a fare la didattica a distanza, la didattica digitale e a registrare contributi tramite le nuove tecnologie. Quindi è in questo modo che quest'anno ci presentiamo con questo video, anche se ovviamente tutti noi auspichiamo che ci si possa ritrovare insieme in un teatro.
Il diritto allo studio è una conquista della civiltà e per la civiltà. Non deve essere un privilegio per alcuni. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all'articolo 26, primo comma, leggiamo: ogni individuo ha diritto ad un'istruzione. Ne deduciamo che deve essere una facoltà concessa a tutti quanti, senza disparità di genere, differenze economiche o credo religioso. Il diritto allo studio è uno strumento di pace. Pace significa sviluppo, cooperazione, significa crescita condivisa. Il comma dell'articolo 26 sottolinea in proposito: l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Ne deduciamo che ogni popolo, ogni religione, ogni governo debba condividere e proteggere l'educazione e la crescita della sua comunità. Il diritto allo studio mi fa crescere e mi rende libera. Questo dice il testo di Aras, che significa Ali, Ali per la libertà. Il brano è dedicato a Malala, la giovane pakistana simbolo della battaglia per il diritto allo studio delle donne del suo paese, ferita in un attentato sul suo scuolabus. Malala ha ricevuto nel 2014 il premio Nobel per la pace. Amo tutti Malala. Cantiamo per tutte le giovani donne a cui non è concessa l'istruzione. Oggi per le donne afghane, perché possono studiare e scegliere, perché possono crescere libere, perché possono esercitare i loro diritti. Cantiamo per una scuola aperta a tutti. Thank you.
Fatemi capire perché quell'espressione. Ma scusate, cioè. Chiaro? La stessa cosa. Così abbiamo i resti di schiena. Le sedie. Con le sedie. Vai, 1, 2, 3, via. Carciofi!